Ciao a tutti i costruttori e benvenuti sulla zona gameplay. Allora, siamo su Satisfactory e questa è la seconda puntata, fra virgolette, speciale, in cui andiamo a vedere l'aggiornamento di aprile. L'aggiornamento, il primo aggiornamento importante di aprile. Nello scorso speciale abbiamo visto la mappa, se non sbaglio. No, la mappa forse non l'avevamo vista, ancora non l'avevo sbloccata. O forse sì, ed è possibile vedere tutti i segnalini che noi abbiamo messo in giro con i radiofari. E non è assolutamente male. Poi avevamo visto gli elevatori, quelli verticali, quelli là, e alcune altre cosine, tipo il consumo dei filtri della maschera antigas e tutto il resto. Stavolta invece andiamo a vedere come si crea una macchinina, quindi l'Explorer, come ottima novità. Ha bisogno di telaie modulari pesanti 5, motori 5, oscillatori al cristallo 5 che si fanno con il quarzo grezzo e poi lavorato in dov'è che è? In cristallo di quarzo per poi fare l'oscillatore di cristallo con i cavi e le piastre rinforzate, quindi niente di che, insomma. Pensavo che ci volessero i circuiti elettronici, invece no. Non servono. E poi servono dei radiofari. Vabbè, andiamo a crearla al volo e la proviamo. Ci facciamo un giretto messo in croce. Eccola qua. Non è bellissima, sinceramente. Non è proprio bella bella. Effettivamente è un po' brutta. Io, a dir la verità, l'ho già provata e l'ho lasciata lontano da qui, cioè l'ho lasciata in un'altra zona della base. In ogni caso, consuma veramente tanto, consuma quanto una Ferrari, quindi consiglio di mettere veramente tanto carburante. In ogni caso è possibile riuscire a arrampicarci ovunque. La velocità di crociera è abbastanza alta perché sta sempre sui 70-80 all'ora, anche di più, 85, quindi ci si può muovere velocemente intorno alla base. Anche sulle salite è molto più veloce del trattore e del camioncino, quello a 6 ruote. Direi che potrebbe essere un'ottima. Poi ci si può saltare ovunque senza troppi problemi, quindi è un ottimo mezzo di trasporto. Non ha molto inventario, però vabbè, accontentiamoci. Un'altra cosa che andremo a vedere, che andiamo subito anzi a vedere, è e andiamo a creare il detonatore per Nobelisco. Allora servono 5 rilevatori di oggetti, un po' di neanche tanti, l'industrial beam e dei cavi. Questo qua non è necessario farne 2000, cioè abbastanza farne uno ed è uno strumento come la motosega e tutti gli altri. Funziona con i Nobelisk, quelli che chiamano Nobelisk, quindi è praticamente la dinamite. Va fatta con la polvere da sparo. La polvere da sparo si fa con il carbone e con lo zolfo. Fortunatamente di zolfo ne usa veramente poco, anche perché, come abbiamo visto nell'altro episodio, è veramente difficile da trovare. Quindi, con 3 giacimenti, bene o male, ci dà la possibilità di fare un bel po' di polvere da sparo. Andiamo a fare questi Nobelisk. Ah, servono i tubi e i radiofari. Magari ne faccio qualcuno in più, giusto per gradire, diciamo. Ne faccio una decina. Eccolo lì, Nobelisk. Facciamone ancora un po'. Bella. Vediamolo subito com'è. No, questo. No, questo. Eccolo qua. Bello, come lo sparatondini, praticamente basta ricaricare con la R. E facciamo subito una prova lanciando praticamente la dinamite sulla macchina. Vediamo se esplode sulla gomma. Tasto sinistro per piazzare la dinamite, tasto destro per es far esplodere. Purtroppo ho notato che se appiccichiamo le robe sulle strutture che abbiamo creato non succede assolutamente niente, cioè non si distruggono. Quindi non so, non credo che ci sarà un'implementazione a breve su queste cose. Sarebbe bello avere la possibilità di distruggere le strutture con la dinamite, anche perché potrebbero magari nascere delle belle guerre in multiplayer e quelle robe lì fra giocatori, però purtroppo adesso è così. Speriamo che ci penseranno. Però servono, non servono altro che per distruggere quelle rocce che sembrano fatte di marmo. Adesso ne vado a recuperare una che so dove trovarla e vi faccio vedere.
Eccola là, quella roccia lì mi ha fatto impazzire un sacco di volte. Eccola qua, perché c'è dentro una lumaca a quanto pare. Eccola qua. Allora, queste rocce qua sono distruttibili. È abbastanza buttarci dentro una dinamite, appiccicarci una dinamite. Aspetta che ci allontaniamo un attimino però, perché qua mi sembra un po' troppo pericoloso. Ecco, così. E si possono distruggere. Per ora mi sembra di aver capito che sono le uniche cose che sono distruttibili. Non è abbastanza, non le abbiamo distrutte completamente. Facciamone un'altra. Là. A quanto pare sembra che come si chiama? La lumaca non muore. Quindi la possiamo recuperare. Ce ne sono un sacco di queste rocce in giro per la mappa, quindi. E tante addirittura chiudono alcuni passaggi, bloccano dei passaggi. Senza dinamite non si può andare avanti, non si può proseguire. O almeno sbloccare anche altre zone della mappa stessa, diciamo. Bene, con la dinamite siamo a posto. Per ora non ci trovo altri utilizzi. Quindi credo che questo sia l'unico. Possiamo proseguire con le analisi dei Summersloop, come vengono chiamati, e i Mercer Sphere. Boh, adesso non so come pronunciarli, sinceramente, con gli affari. E purtroppo non ci sarà niente di speciale da scoprire. Ecco, forse una cosa buona che potrebbero implementare potrebbe essere il teletrasporto. Un teletrasporto da una parte all'altra della mappa. Come succedeva in Ark. Ritorniamo alla base. Eccomi. Diciamo che con la macchinina ci ho veramente messo poco. Allora, andiamo a vedere le analisi. Quindi, allora, ragazzi, buttiamo dentro la Summer Slope qui. E prendiamo anche la sfera. Summer Slope Whip. Dai, mettiamola in analisi. Tanto sono 4 minuti, quindi ci mette poco. Vediamo che cosa ci dirà. Allora, purtroppo ragazzi il gioco mi è crashato, quindi ho dovuto ricaricare la partita. Fortunatamente aveva fatto un salvataggio appena appena dopo che ritirassi l'analisi della Summer's Loop dall'analizzatore, diciamo. Ho già sbloccato quello che ci dà e praticamente non ci dà altro che semplicemente l'opzione nel radar per rilevare l'oggetto praticamente, niente di più. Ho già provato ad analizzarle 3, 4, 5 di fila e non succede assolutamente niente. Questo è l'unico risultato ottenibile. C'è da dire che dopo la terza si sente un piccolo ritornello molto breve che ricorda la sigla di ZEB89. Non so per quale motivo, ma è quella. Perché è quella. Provate anche voi se volete, poi vi fate sapere se non è quella lì. In ogni caso, vabbè, adesso proviamo con non l'oscillatore, ma la sfera e vediamo che cosa ci dà questa. Ma penso che non ci dia niente di più e niente di meno di quella di prima. Insomma, sono solo 2 minuti, quindi possiamo aspettare tranquillamente. Ok, ci siamo quasi. Bella, analizzata. L'avete sentita? Na 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 na. È la sigla di ZEB89. Comunque, analisi di Mercer Sphere completata. Vediamo cosa dice. Messaggio in The arrivo. Mercer Vabbè, quello di Sphere prima l'abbiamo cannot be perso. converted into something functional by current fix-it technology. However, R&D has requested more samples in exchange for rewards. Praticamente dice che con altri campioni avremo delle ricompense. Ma anche l'altro messaggio diceva più o meno una cosa simile. Parlando però di strutture, io ne ho analizzate comunque 3 o 4 e di nuove strutture o comunque nuove ricompense non ne abbiamo ancora avute, quindi sarà una cosa poi che scopriremo poi con i prossimi aggiornamenti. Unica cosa che qua ci ha sbloccato la ricerca con il radar, quindi buttiamocene dentro una e sblocchiamo la nuova funzione. Bella. Ok, abbiamo la nuova funzione che sarebbe praticamente semplicemente nel radar. Avremo la possibilità di cercare con il radar la Clenabot come la chiamano e le sfere. Niente di più, niente di meno. Come ultimo tentativo, come ultima ricerca, io direi di fare l'oscillatore al cristallo e vedere che cosa ci dà.
Ne servono 10, io li avevo già preparati. E servono circa 22 minuti, un buon 22 minuti per analizzarli. Vabbè, aspettiamo un attimino e vediamo un po' che cosa ci sblocca di nuovo. Spero che ci sblocchi qualcosa di nuovo, l'oscillatore al cristallo. Bene, nel frattempo che aspettavo si è fatta notte e non ho saputo resistere, quindi direi... Boom! Ne ho messi tipo una trentina. Volevo fare fuochi d'artificio. Bene, dai, andiamo a vedere il responso dell'analizzatore. Che cosa ci dice? Allora, oscillatore al cristallo completata. Bene. Messaggio in arrivo. These particular quartz-based crystal oscillators are optimal for limited radar technology. R&D has provided a new milestone in Tier 5 with a derived building. Ok, tecnologia radar. Al 5, eccolo qua, già qui. Torre radar, bella storia. Niente, estende semplicemente praticamente la visione sulla mappa tramite questa torre. Bene, dai ragazzi, questa la sbloccherò quanto prima, devo dire. Vediamo se c'è qualcos'altro al volo, proprio giusto per essere sicuri. Anche il Nobelisk, si potrebbe ricercare anche il Nobelisk. A questo punto penso che lo faremo nella prossima partita, anche perché ci vuole la bellezza di 30 minuti per ricercare, quindi è un po' lunga. Io sinceramente aspetto con ansia i treni e le armi, che non è detto che però si possano sbloccare facendo le ricerche sulla dinamite. Con questo direi che è tutto, alla prossima!